rilanciare le origini e la storia del Molise con i costumi della tradizione attraverso manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero. È questo l'oggetto dell'accordo siglato a Palazzo Colagrosso di Boiano tra l'azienda autonoma di soggiorno e turismo del Molise, rappresentata dall'onorevole Remo Di Giandomenico, e Antonio Scasserra, proprietario di una preziosa collezione di costumi femminili corredata di pezzi rari di oreficeria popolare antica, suggellata da una corposa raccolta di fotografie e documenti di epoca, patrimonio riconosciuto di elevata importanza dal Ministero della Cultura. Qui sono dei cittadini, degli cultori, anche dei proprietari dei costumi stessi, che sono costumi storici, che vogliono fare in modo che questa società non solo si riappropri delle sue origini, ma che dalle origini parte una prospettiva per il futuro. Boiano era sin dall'antichità, dai Sanniti e poi anche i Romani, il centro nevralgico di tutta l'area del Matese, ed è interessante scoprire elementi campani, ovvero napoletani, nell'abbigliamento tradizionale, soprattutto per quanto riguarda le stoffe, perché i molisani oltrepassavano il Matese passando proprio o per Boiano o per Roccamandolfi, giungevano a Piedimonte Matese oppure proprio a Napoli, capitale del regno, per acquistare soprattutto il broccato, di cui il costume di Boiano è uno degli esempi più significativi. È una delle di quelle iniziative che noi appoggiamo e che ci vengono suggerite, ci vengono relazionate da quello che è il mondo dell'associazionismo in particolare. Abbiamo in animo di riprendere a pieno regime questa tradizione culturale, perché non dobbiamo dimenticare che uno dei gruppi folcloristici e quindi uno dei costumi più antichi e più belli della nostra regione è proprio il costume di Boiano.